Non dimentichiamo le guerre, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, i Rohingya, tante, tante guerre che sono dappertutto. Preghiamo per la pace. Papa Francesco, salutando i pellegrini italiani, rinnova l'appello per la pace nei tanti, troppi focolai di guerra nel mondo. Ancora una volta Bergoglio, come i suoi predecessori, ricorda che la guerra è sempre una sconfitta a cui non ci si può mai abituare, e sulla tristezza, malattia dell'anima che incancrenisce il cuore quando ci si crogiola troppo a lungo nella notte della disperazione per un desiderio o una speranza svaniti, Francesco avverte che un demone non è subdolo. La tristezza, da emozione naturale, può trasformarsi in uno stato di animo malvagio. Un verme del cuore, la tristezza, secondo Papa Francesco, che può essere scacciato dalla fede, dalla risurrezione di Cristo, capace di rimuoverla come la pietra dal sepolcro. Dobbiamo stare attenti a questa tristezza.